Importante perché come assessore alle pari opportunità sono stata invitata appunto dallo Stato Generale delle Donne d'Abruzzo che a seguito della riunione importante che c'è stata a Roma lo scorso anno e dell'importante ruolo che lo Stato Generale delle Donne comunque già dal 1970 ha svolto quindi nel campo delle pari opportunità e soprattutto appunto delle rivendicazioni delle donne, di quelli che sono i diritti che appunto devono ormai essere non più un qualcosa di irraggiungibile, ma quei diritti alla parità, alla conciliazione in tutte le sfere delle attività, non soltanto sociali, economiche, ma anche appunto politiche, amministrative. Siamo tante e oggi appunto abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci in questa riunione appunto con donne che hanno esperienze in tanti campi appunto della vita, ma non soltanto nella vita, ma anche appunto nel mondo del lavoro. Per noi è importante questo incontro perché potremo davvero insieme creare una sinergia appunto di buone pratiche che noi donne comunque abituate spesso a dover svolgere più ruoli nello stesso tempo potremmo dare quindi come contributo. Lo Stato Generale delle Donne sarà presente appunto anche all'Expo e l'obiettivo è quello appunto di arrivare a una conferenza mondiale dove ci sarà un protocollo e al quale appunto tutti coloro, tutte le donne che sono impegnate nel mondo, spero insomma, daranno quindi tutti un contributo importante e io appunto come assessore alle pari opportunità del Comune di Pescara ho ritenuto di dover aderire allo Stato Generale delle Donne e così insieme appunto potremo fare un grande lavoro perché sono sicura che quando il lavoro è di squadra gli obiettivi si possono raggiungere.